Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, decreta, a decorrere dal 22 giugno 2016 e per la durata di un biennio, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli è nominato Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, in sostituzione dell'ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi. Per l'ammiraglio De Giorgi, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli è il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina. Nato a Rovereto il 22 luglio 1955, l'ammiraglio Girardelli, sciabola d'oro e cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, dopo aver comandato l'allora portaerei Garibaldi, è stato destinato alla pianificazione e programmazione finanziaria dello Stato Maggiore della Marina prima e della Difesa dopo. Arriva a Palazzo Marina dal Ministero della Difesa, dove nell'ultimo anno ha rivestito l'incarico di capo di gabinetto del Ministro. Nella sua politica l'inserimento della Marina in un sistema militare interoperabile a livello interforze. Assicuro piena condivisione di intenti, con la mente comunque il superiore bene della Marina, sempre più proteso verso impieghi ben oltre la dimensione prettamente militare delle capacità operative possedute. Ho visto la nostra forza armata, nel corso della mia quasi quindicennale esperienza interforze, progressivamente trasformarsi in un'ottica di sempre maggiore competenza e professionalità. Ho seguito lo sviluppo delle principali tematiche ad essa afferenti, sino ad avere la certezza che quella di oggi è una Marina di qualità, di primo livello, nei mezzi ma soprattutto nel personale, una Marina che si colloca fra le migliori istituzioni del Paese, molto stimata e apprezzata fra le Marine del mondo. Desidero sintetizzare in una frase chiave i profili della mia futura azione di comando, richiamando un detto che viene da lontano e che mi ha sempre ispirato: solo chi non ha idee non le cambia. Ammiraglio Girardelli ha assunto l'incarico oggi, il 22 giugno 2016, prendendo il testimone dall'uscente ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, che lascia il vertice della Forza Armata all'indomani del compimento dei 63 anni, al culmine di una carriera operativa e dopo un mandato di 3 anni e mezzo caratterizzato dal raggiungimento di risultati storici. Su tutti, la nuova legge navale, che permetterà di rinnovare la flotta di una Marina che rischiava di scomparire, ma anche occhio di riguardo al personale. Abbiamo dedicato tutti noi stessi a impedire la morte della flotta. Siamo riusciti non solo a confermare le 10 FREM, ma soprattutto a dare vita a una famiglia di navi innovative che segneranno il futuro delle costruzioni navali anche a livello internazionale. Voi siete il vero motore della Marina. Senza di voi tutto si ferma. Silenziosi e operosi, mai elogiati a sufficienza. Grazie di cuore. Io vi lascio con l'animo di chi ha profondamente amato per tutta la vita il mare e la Marina. Abbiate dunque fiducia nel vostro avvenire, fiducia nell'avvenire della Marina, che è destinata per forza di eventi, perché l'ho detta la geografia e la nostra storia millenaria, ad avere un ruolo sempre più determinante nella vita della patria e del nostro mare. A ufficializzare il cambio, alla presenza del Ministro dell'Interno Angelino Alfano e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Ministro della Difesa, Onorevole Roberta Pinotti. C'è una continuità nell'innovazione, perché ciascuna leadership porta degli elementi nuovi, ma nello stesso tempo c'è un'istituzione che ha grandi tradizioni e grande storia, e il positivo che ha portato un capo precedente viene portato avanti da quello successivo, che inserirà degli elementi nuovi. Io, che li conosco bene entrambi, so che c'è un amore per la loro forza armata, ma anche per l'Italia e per il loro senso dell'onore, che sicuramente è il collante maggiore. Diretto Rincon.